Ciao amici, è da tantissimo tempo che non registravo un video, vero? In realtà ne avevo registrato uno una decina di giorni fa, che era una specie di tutorial di trucco, ma poi riguardandolo faceva talmente pena, mi ero truccata talmente male che non ho avuto il coraggio di pubblicarlo. Allora, stavolta mi rifaccio perché, come vi ho accennato sulla mia pagina Facebook, che se non mi seguite vi consiglio di seguirmi perché è molto più aggiornata rispetto al canale e soprattutto iscrivetevi al mio blog, che lì ci sto lavorando veramente tanto. Come vi accennavo, appunto, ho fatto il mio primo ordine di prodotti Make Up Revolution. In realtà io già avevo ordinato tramite Maquiaia, si dice così, vabbè, comunque un famoso sito spagnolo, ecco, una palette di Make Up Revolution. E siccome mi manca un po' di materiale da recensire e anche per fare delle cose che ho in mente per il blog, ho detto vabbè, visto i prezzi davvero molto accessibili, accessibili veramente a tutte, ho detto provo a ordinare qualcosa e vediamo. L'ordine è arrivato oggi, devo ancora spacchettarlo, ho solo aperto la scatola, ma i prodotti non li ho ancora toccati, quindi lo facciamo insieme così vediamo che cosa ho preso e vi accenno qualcosa alle idee che ho per il blog. Scusatemi per la faccia e soprattutto i capelli, perché devo andare dalla parrucchiera domani. Come vi ho già accennato, voglio cambiare un pochino il look. Vorrei, non vi dico niente, speriamo soprattutto che la parrucchiera sappia esaudire le mie richieste. E vediamo, allora qua c'ho la scatola, vedete, l'ho aperta ma non ho ancora guardato niente. Cominciamo dal set di pennelli che ho ordinato, c'era in offerta il set di pennelli per gli occhi. E visto che non ne ho tantissimi, è sempre meglio averne perché magari un pennello sporco non lo voglio tutte le volte di lavarli. Allora, cominciamo a vedere: sono quattro pennelli. Adesso non ricordo esattamente quanto li ho pagati, ma veramente una stupidata li ho pagati, se no non li compravo. Tipo 4 euro in tutto, una cosa così, 4-5 euro. Allora, vediamo di cosa si tratta. Allora, questo è un pennello angolato per le sopracciglia o volendo anche per l'eyeliner, perché vediamo com'è. Apriti sesamo, esci da questa scatola. Pennellino angolato, sembra anche abbastanza sottile, perché io ne ho uno angolato della Zoeva, del set Bamboo, che però non è molto sottile, è più spesso di questo ed effettivamente facevo un po' fatica quando volevo provare a usarlo per l'eyeliner. Questo, no? Mi risolve anche questo problema. A1. Poi questo è un pennellino angolato per sfumare appunto l'ombretto, magari nella piega palpebrale o dove ti pare piace. Questo è un pennello che mi manca effettivamente perché non ho un pennello angolato. Sembra anche molto bello morbido. È un pennello che mi mancava, quindi bene, sono contenta. Questo è un pennello da sfumatura, che di questi non ce n'è mai abbastanza, ne ho due di pennelli da sfumatura. Questo noto subito che è più piccolo di quelli che ho e effettivamente è una cosa che mi serviva anche questa, perché quello della Zoeva è simile a questo, ma è molto più grosso, quindi nella mia piega dell'occhio a volte sparge il prodotto dove non deve spargerlo perché è un po' grande. Vi saprò dire poi una volta che li utilizzo se effettivamente sono validi. Sembra abbastanza morbido, forse è un po' più duretto degli altri due che ho, però poi vi saprò dire una volta che lo utilizzo se mi soddisfa o no. Questo invece è il classico pennello piatto per applicare gli ombretti, anche quelli in crema. Anche questo qua ha una misura piccola, per cui va molto bene. Quelli che ho sono tutti abbastanza grandi e a volte appunto risulta un po' faticoso. Questo qui, pennello piatto, anche questo sembra, ha delle setole ovviamente un po' più rigide, però è belle morbide, sembrano anche abbastanza di buona qualità per il loro prezzo. Una volta che li utilizzerò vi saprò dire. E questi erano i quattro pennelli che ho preso. Li metto nella busta, così mi li levo dalle scatole. Poi, cosa ho preso? Due rossetti
della linea Atomic Shade, che sono il rosso Atomic Ruby e il verde famosissimo Atomic Serpent. Adesso li apriamo insieme e ve li swatcho e vediamo. Adesso imprecherò in turco, in cinese e in aramaico antico per togliere queste cose dal mio corpo. Forse se mi prendevo una forbice non facevo una brutta cosa, ma io si sa, voglio essere MacGyver e fare le cose. Allora, questo Atomic Ruby, staccati dalla manica. Questo Atomic Ruby, guacciù, che bel rosso super sparaflesciante, come piace a me. Swatchiamolo, comincio a swatcharveli qua sopra, se no poi c'è tanta roba. Allora, vediamo com'è. Magari i colori non sono molto veritieri, però è un rosso freddo, decisamente. Vi posso dire che è decisamente un rosso freddo. Sembra che abbia una copertura modulabile, nel senso che con una passata sarà abbastanza leggero, con due passate diventa più intenso. Sembra, non è un matte, però è abbastanza, è morbido nell'applicazione. Però ecco, non è di quei rossetti lucidi che vanno via subito, sembrerebbe anche bel colore. E poi vediamo quello verde, perché ho in mente di quelle cose per il blog. E sono molto contenta che stiate apprezzando la mia rubrica delle icone senza tempo, perché è una cosa a cui tengo molto, che ha dietro tantissimo lavoro, quindi sono contenta. Wow, che bello! È proprio un verde scuro e sembra molto bello. Adesso vediamo. Vediamo com'è. Bello! È un verde scuro, un verde. Verde scuro, sì. Ha un finish leggermente metallico, sembra, proprio una cosa leggera. E sì, bellissimo, una cosa pazzesca, non vedo l'ora di fare qualche trucco con questo. Poi ho preso, erano in offerta, che costavano anche questi qua, un'eresia del tipo tutti questi rossetti 5 euro. Quelli della linea, adesso vi dico come si chiama la linea perché non mi ricordo, ovviamente. Della linea, ecco, Scandalous Shade. E li ho presi tutti e cinque perché ho detto, vabbè, alcuni colori magari mi staranno de merda. Però sono comunque colori che mi serviranno appunto per questa nuova rubrica che ho in mente per il mio blog. E vediamo, allora, questo è, si chiama Crime. È un crimine questo rossetto. È un crimine, vediamo se è un crimine. Questa plasticosa che si attacca sulle labbra. Allora, è un lillino. È un color lilla. E sì, probabilmente mi farà labbra da morto, però sarà molto divertente usarlo. Eccolo qua. Non sembra coprentissimo, il che non è neanche male come cosa. Sulla mano non, decisamente non è un lilla. È un rosa molto molto freddo e chiaro. Ha del viola dentro, ovviamente. Però non è lilla che pensavo vedendolo nello stick. E quindi no, non credo che mi farà le labbra da morto, però sicuramente non è armocromatico. Sempre per restare nei viola c'è quest'altro che è, wow, depravato si chiama, de depraved. Depraved. Ok, scusate il mio English. Anche questo apriamolo, come vi dicevo, intanto che litigo per aprire le cose, sto molto apprezzando il riscontro che sto avendo tra di voi per le rubriche del mio blog. Anche come vi ho accennato sul post riguardo Ricci Edwards dei Manic Street Preachers, che probabilmente farò anche dei post dedicati ad altre rockstar. Questo è decisamente un viola, questo è proprio viola viola. Viola, viola, vediamo. Questo mi fa le labbra da morto. È un bel viola intenso, è proprio un viola, viola lilla. È un viola lilla, sembra il colore di capelli dell'incantevole Creamy. Poi abbiamo. Ah, ma ve l'ho detto il nome di questo, no? Non ve l'ho detto. Ah sì, no, ve l'ho detto. Alzheimer. Poi, questo si chiama Immoral. Hanno dei nomi questi qua. Praticamente è immorale indossare un colore del genere. E allora,
vi dico, dopo che andrò dalla parrucchiera, farò un nuovo articolo nella rubrica Icone senza tempo. Questa volta vi anticipo che ci sposteremo negli anni 50 e vi parlerò per la prima volta di una bellezza italiana. Non vi dico altro. E spero di essere ovviamente all'altezza della situazione. Allora, questo qua, Immoral, è un azzurro sparaflash, azzurro evidenziatore. Anche questo qui sarà una cosa pazzesca usarlo. Ed è proprio un azzurro pastello, è un azzurro pastellosissimo. Sembra anche abbastanza coprente, molto coprente. Interessante. E poi passiamo al giallo. Felony si chiama questo. Mai avrei pensato nella mia vita che un giorno avrei potuto dipingere le labbra di giallo se non a carnevale. E vediamo un po'. Mamma sta roba. Allora, è proprio giallo, giallo, giallo canarino. E anche questo sembra bello coprente ed è proprio giallo, è proprio giallo giallo. Sono curiosa di vederlo sulle labbra come sarà. L'anti-armocromia per eccellenza. E infine c'è l'arancio Vice, si chiama. E vediamo anche questo. Forse se li spacchettavo prima e mi degnavo di togliere almeno il cellophane, non era male. Allora, cosa vi posso raccontare nel frattempo che Vice decide di farsi aprire da me? Cosa vi posso raccontare? Niente, perché sono riuscita ad aprirlo. Più o meno. Dai, staccati. No, non sono riuscita ad aprirlo perché non si è staccato nel punto dove doveva staccarsi. Ok, comunque devo dire, ho ricevuto il pacco abbastanza velocemente, ci sono voluti esattamente 4 giorni lavorativi, più o meno mi sembra, sì, o 5, non ricordo. Ah, arancio, arancio sparaflash. Anche questo sembra leggermente meno coprente rispetto al giallo e all'azzurro, ma è proprio un arancio caldissimo, è proprio arancio. E sarà divertente vederlo su di me che sono fredda. E questi erano quelli della linea Scandalous. Non è finita qui perché ce ne sono altri tre. E questi sono quelli della linea Vamp Shade, ovvero quei porpora viola scuri, proprio tipici per un look da vera vamp. Allora, il primo che mi è capitato sotto mano è Blackheart, cuore nero. Cuore nero e vediamo di cosa si tratta. Questi probabilmente sono anche abbastanza portabili nella vita reale. Guacciu, questo è un viola super mega mega scuro che sembra quasi nero. Bello. Lo swatcho qua all'interno del braccio. Devo dire che è un viola scuro, anche swatchato. Dove è finito il tappo? Oh santino mio, eccolo qua. Anche swatchato è un viola scurissimo, neutro e che sembra quasi nero. Pazzesco. Poi c'è questo che forse è il più chiaro, Rebel with Cause, tipo ribelle con un motivo, sono ribelle per un motivo. E magari non si traduce neanche così, però vabbè. Questo sembrerebbe quello più normale, tra virgolette, tra queste tonalità. Effettivamente è un bel color prugna. Mi ricorda forse un po' Rebel della MAC, vediamo se swatchato effettivamente ha un finish diverso. Questo qui è meno coprente di Rebel, quello della MAC ovviamente, però come tonalità è abbastanza simile, devo dire. È comunque un color viola, prugna, magenta, non so, comunque freddino. E infine passiamo all'ultimo che è 100% Vamp. Guacciu! 100% Vamp, vediamo. Tra l'altro questi rossetti costano pochissimo, sono alla portata di tutti, nel senso se avete una carta di credito o una carta, una PostePay, potete ordinare da questo sito
perché veramente anche questo qua è un viola scurissimo, molto scuro. Vediamo se rispetto all'altro, sì, rispetto all'altro, l'altro è più nero. Questo qua è più un viola. Questo qui sembrerebbe, allora l'altro è proprio nero, possiamo chiamarlo un nero violaceo, quello là è un nero violaceo, questo invece è un viola neraceo. Non so se è l'ultimo, allora è l'ultimo qua sotto, vedete la differenza tra i due, sembrano simili, ma questo qua ha una consistenza anche più pieno, come colore più pieno, e è più viola, più borgogna, forse è leggermente più caldo. E infine c'era questa meravigliosa ed enorme palette in omaggio con 20 euro di spesa, io ne ho spesi tipo 21, una cosa così. C'era in omaggio la palette I Love Makeup, I Heart Passion, con un bel cuore sbirluccicoso e tra l'altro, vediamo, bellissima. È bella grande, ha dentro una bella varietà di colori, tra l'altro. Posso confermarvi che tranne uno si tratta di colori tutti neutro freddi, decisamente. No, forse anche quest'altro è leggermente caldo. Però sono per la maggior parte colori neutro freddi e sì, si adattano armocromaticamente a più stagioni, nel senso che vedo colori che vanno benissimo sia per l'inverno profondo, inverno profondo soft, estati profonde soft, decisamente. Bello, tra l'altro ha anche la sua cartina con dentro con scritti i nomi. Tra l'altro hanno dei nomi molto carini, cioè tipo uno si chiama Love is the Drug, Limber Up, Rumba Down, I Say Go, Guess the Rest, I Believe, Dangerous Liaison, In My Heart, Heartbreaker Romance, Takes Over, We Are Going Home, tipo andiamo a casa, Missing a Beat, tipo perso un colpo. Never Never, Catch Your Eye, You Need More e questo qua cos'è? Easier Affair, carini, simpatici nomi. Devo dire che questi prodotti di make-up hanno dei nomi molto simpatici. E questo era tutto. Ho fatto 17 minuti, ok, quindi ci metterò circa 9 mesi, penso, per caricare il video. Quindi mi raccomando, restate connesse al mio blog, alla mia pagina, perché ci saranno molte novità. Ho in mente, ho in mente tantissime rubriche. Voglio offrirvi qualcosa di diverso dalle recensioni cosmetiche. Faccio anche quelle, però ogni tanto inserire qualcosa di diverso. E appunto continuerà la rubrica Icone senza tempo. Non so fino a che decade arriverò, per adesso devo fare quella degli anni 50, sicuramente farò quella degli anni 60, 70, 80, poi dovrò decidere. E parallelamente, non so se parallelamente, comunque ci sarà. Vi parlerò di qualche icona del rock, ne ho già in mente una. E poi ci sarà un'altra novità per cui ho comprato questi colori così bizzarri, di cui non vi anticipo niente, ma vi posso solo anticipare che sarà una cosa molto particolare. E quindi vi aspetto. Alla prossima.